La bella finalità di questa iniziativa è l'attenzione all'impatto ambientale dei trasporti. A questo proposito, Sanremo è pronto a firmare una convenzione finalizzata alla realizzazione di un progetto di mobilità elettrica nelle aree di propria competenza grazie al supporto tecnico di Amaia Energia. Sì, noi come azienda che si occupa anche di centraline idroelettriche, chiaramente appunto produzione di energia pulita, abbiamo aderito con piacere, con interesse a questa iniziativa, anche perché noi riteniamo che questo territorio debba muoversi in modo integrato, pertanto la nostra proposta appunto è quella di fare un piano di mobilità territoriale di auto elettriche, in modo che il turista oppure anche l'ente locale, l'ente pubblico, sappia che da Sanremo a Ventimiglia o all'interno dell'entroterra ci sono delle installazioni che permettono la ricarica elettrica. Tra l'altro non basta chiaramente quella dell'installazione, ma anche quella della promozione di queste installazioni, di queste infrastrutture. E quello che poi chiaramente il passaggio successivo deve essere quello che l'impegno delle amministrazioni, degli enti pubblici, ma anche delle società pubbliche, piano piano è sostituire le auto a combustione con le auto elettriche. Noi abbiamo già diversi mezzi che sono elettrici, il Comune di Sanremo è un mezzo elettrico, ma penso che questo sia il futuro e questa, diciamo, è la strada che dobbiamo perseguire. Guardate, e qui comanda il mercato, cioè quando Marchionne dice che nel 2025 le auto inizieranno a essere in una produzione quasi tutte elettriche, capite bene che poi chi oggi acquista un'auto si deve fare i conti con questo. Chiaro che se non ci sono le installazioni e se non c'è appunto un piano che preveda, insomma, dove ricaricare e come, tutto un lavoro che bisogna fare, che le amministrazioni devono fare. Noi siamo in prima linea, siamo assolutamente a disposizione appunto non solo del Comune di Sanremo, ma anche di tutto il territorio.